Vieni qua che ti faccio vedere l'armadio. Mia madre parte per un mese in guerra e mi ha dato il compito di tenere in vita il suo cane. Dai, domani prese il maglioncino. Questi sono i capi usati. C'è qualche pelletto dentro. Questo è tutto pulito. Non scherzare, non far finta di sgridarla, ti prego. Parla, le spiegale tutto. Sempre, parla. Prima di uscire, se la lasci in casa, gli devi dire: ciao Pippi, vado, ma torno. I cappottini e le coperte. Ma sai che probabilmente girare con lei mi abbassa i livelli di testosterone. Oh, qui nei denti, vedi? Non è così carino davanti, eh? Io non so se riesco a farti sopravvivere così a lungo. Dai le carezze a capelli. Siamo soli, Pippi. Mamma non c'è più, ora sei il mio possesso. Qui c'è la camera da letto, non guardare il casino, ma vuoi salire sul letto? Sei contenta che facciamo un mese insieme? Buongiorno! Buongiorno, Pippi! Sento di non averla ancora conquistata. Ciao, mi chiamo Luis e benvenuti alle avventure di Pippi e Luis. Che bello. Che bel sorriso. Andiamo a fare un salto a Milano, Pippi. Che altro cosa ti metto? Ti piace questo? Per Milano? La città della moda. Hai pure i cappotti. Madonna santa. Io e Pippi abbiamo litigato un po' perché le stavo togliendo la giacca e lei ha fatto come se le avessi fatto male. Cioè, per difendersi ha provato a mordere e me ne sono andato via. L'ho lasciata mezza nuda. Adesso è qua che mi chiede scusa, mi si appoggia addosso e io non... Ti sembra il modo di trattarmi dopo tutto quello che ho fatto per te? Ti ho portata fino a Milano. E tu come mi ringrazi? Non scherzare, non far finta di sgridarla, ti prego. Sei contenta che abbiamo fatto pace? Ovunque io vada, Pippi va, a lavoro, dagli amici, negli uffici, con la bici, le narici, benefici, delle bici, nelle locomotrici, case e bici, ma che bici, te lo giuro. Questo cane si è impossessato di tutte le attenzioni di me e di quelli che mi circondano. Cosa vogliamo chiedere a Pippi? La porto in una stanza e si parla di lei. Salutate anche Pippi, ragazzi. Mi fermano per strada per chiedermi come sta. È sempre in mezzo, Pippi. Basta. Poi stamattina mi sono svegliato, guardo davanti a me una scatola rosa che ho scritto Pippi. Nuda, nuda. Pippi.